Di Fano TV, buonasera e bentrovati. Questo è il primo di quattro approfondimenti in cui celebreremo Fano Music Story. Compie i suoi primi 10 anni, non si parla solo di libri, ma si parlerà veramente di questa musica a tutto tondo. E lo facciamo naturalmente con il protagonista, con l'autore di tutto ciò, musicista, compositore, pluristrumentista, artista di strada, io aggiungerei anche cuoco novello, ma questa è un'altra storia, Paolo Casisa. Ciao Paolo. Beh, l'ultima, insomma, l'ultima è una novità. No? È una novità, ben trovato. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, nel 2010 nasce Fano Music Story, con tutta la tua pazienza, con tutto il tuo amore per la musica e con tutta la passione che hai per questo mondo fantastico. Non so nemmeno io perché, ma ad un certo punto mi è arrivato verso il 2005 l'idea di raccontare le storie dei musicisti di Fano, dopo aver collezionato dischi, studiato enciclopedie con la storia del rock, del jazz, del pop, quindi raccolto, non so se 8 o 9 mila dischi, insomma, ascoltato giorno e notte. Lavoretto così, insomma. Sviscerato, no? Ad un certo punto si è accesa una lucina, ma perché non andare alle origini della nostra storia? Questa è stata l'idea. Dal 2005, per un paio d'anni, ho solo pensato a questa cosa, anche perché la mia storia è semplice, ho solo frequentato la terza media, quindi il pensiero di dover diventare scrittore, capisci bene che andavo bene, cioè avevo 9-10 nei temi, però capisci che... Però è una bella sfida personale. Esatto, poi a me quando viene un'idea comincio a essere schiavo dell'idea stessa e comincio a pensarci tutti i giorni fino a quando inanellando le cose, no? Quindi un paio d'anni ci ho pensato, poi mi è venuta l'idea di raccontare, il titolo del libro doveva essere Storie di una generazione progressive, perché a me piaceva moltissimo il prog, no? Da ragazzo. E quindi ho contattato qualche amico chiedendo dei contributi, uno scritto, un ricordo. Mi è arrivata così tanta roba che ad un certo punto ho virato assolutamente, allargando non solo quelli della mia generazione, perché questa era l'idea, era quello di raccontare i miei ricordi della mia generazione. Ho cominciato ad avere così tanti input da tante altre gente che ho deciso, anche sull'onda di tanti contatti che nel frattempo si erano sviscerati, perché i musicisti della mia generazione mi hanno fatto conoscere quelli che ascoltavano loro o i loro genitori, quindi quelli prima. Chi conosceva i musicisti degli anni 30-40? Era impossibile. Questa cosa man mano è montata, come una maionese, aggiungendo l'olio da sopra. È montata, è montata, è montata. 5 anni di lavoro. Cioè questo libro che abbiamo alle spalle così colorato. È stato partorito in 5 anni. In 5 anni di lavoro. Poi lavoro, lavoro, ma è divertimento puro, perché che cosa ho fatto in questi 5 anni? Ho preso una montagna smisurata di caffè, ospite delle 400-500 case dei musicisti che ho contattato. A volte mi davano l'aperitivo, a volte mi davano il caffè. E piano piano sei arrivato. Penna, un foglio bianco davanti e il racconto libero di chi avevo davanti a me. Sono stati citati addirittura 700 musicisti. Sì, 700 musicisti. La leggenda, in ordine alfabetico, di quelli che sono citati nel libro sono
sono 700 musicisti in tutto, mi hanno consegnato 1200 foto. Inedite, tra l'altro. Che erano negli album che tiravano fuori, per esempio, gli album, quelli con la pelle, no? Quelli che ti fuori apri. Quando arrivano tutti i parenti, dici, guarda qua, guarda queste foto, quelle là. E man mano che andava avanti la cosa, io mi sentivo responsabilizzato tantissimo, perché queste persone mi stavano dando un pezzo della loro storia, e ogni volta che il discorso cominciava si illuminavano, perché capisci che quando qualcuno ti viene a chiedere un reperto di quello che per te è stato più importante nella tua vita e lo consegni, sperando che poi quella cosa venga alla luce. Certo, no? Certo. È stato veramente affascinantissimo, molto affascinante. E per dare vita alle pagine di questo libro e per celebrare, insomma, i 10 anni di Fanno Music Story, abbiamo deciso di invitare degli ospiti. Certo. Io direi di cominciare con il primo, vibrafonista, percussionista, compositore, jazzista. Marco Pacassoni, buonasera. buonasera a tutti. Grazie. Ho dimenticato qualcosa nella presentazione. Troppe cose, diciamo. Troppe. Musicista, compositore. Va bene. Beh, la tua esperienza, devo dire, è notevole. La tua storia è sempre bella da ascoltare. Se ci fosse ancora qualcuno che non ti conosce, dico io. Siete sempre troppo buoni. Diciamo che io condivido attraverso la musica la mia esperienza personale, quindi cerco di essere sempre me stesso, e anche oggi cercherò di dare il mio contributo secondo le mie esperienze, che sono cresciute all'interno di una famiglia di musicisti, dove tra l'altro ha ben figurato l'esposizione nel libro di Paolo. Quindi per me è un grosso onore essere qua e cercare di rappresentare un po' anche la figura di mio padre, che poi è qui vicino a me. Infatti, musica per passione, ma anche musica per tradizione, perché è una tradizione di famiglia. Sì, una tradizione di famiglia che poi tra l'altro nasce all'interno dei carri di carnevale, dei cantieri dei carri, esatto, di carnevale. Quindi sono molto fortunato di essere cresciuto all'interno di una famiglia di artisti, perché è quello che sono, nonostante facessero anche altri lavori, perché la musica per loro era un dopo lavoro, però l'esperienza che mi hanno trasmesso è stata un'esperienza importante, perché poi vivevano la musica a 360 gradi, 24 ore su 24, anche se qualche ora dovevano dedicarla al lavoro, tra virgolette, quello istituzionale. Beh, ma al di là della passione che un genitore cerca di tramandare o di trasmettere in qualche maniera, poi in realtà sei stato tu ad abbracciarlo. Ma perché hai scelto il jazz? Ma io... O il jazz ha scelto te? Infatti perché? È più forse la seconda, nel senso che innanzitutto, quando avevo 6-7 anni, che ero un patito della batteria, e naturalmente non avendo lo strumento cercavo di crearmi la mia batteria virtuale all'interno dei cantieri del carnevale. Facevo arrabbiare mio nonno Pietro, perché gli prendevo il legno, gli prendevo i bidoni della pittura, quindi, e poi iniziavo a suonare mentre loro lavoravano, quindi puoi immaginare quanti rimproveri ho ricevuto. Ma poi insistevo con mio padre per una batteria, e lui sembrava quasi che non mi volesse all'inizio a secondare, perché magari conosceva la difficoltà di un percorso musicale per un ragazzo. Poi pian pianino, anche con l'aiuto di mio zio Alfredo e anche mio zio Carlo, che poi era batterista, lo è tuttora, mi presero questa batteria, mi iscrissero al conservatorio, e da lì mi innamorai del vibrafono, che era uno strumento collante tra la batteria e il pianoforte, perché naturalmente un pianoforte suonato con le bacchette, certo, in maniera molto elementare. Certo. E da lì, naturalmente, dalla musica classica è un attimo passare al jazz, perché comunque sia il vibrafono, è, anche se poco conosciuto, è protagonista nel jazz. Quindi, probabilmente proprio questo poi alla fine ti ha contraddistinto, no? Da tutto il resto. Sicuramente il fatto di aver trovato la tua strada. È anche uno strumento nuovo e poco usuale, anche se comunque anche Paolo l'ha suonato tantissimo, lo suona tantissimo,
e la gente rimane affascinato da questo strumento, Quindi è bello far conoscere anche la storia di nuovi strumenti o comunque strumenti poco conosciuti, perché comunque il vibrafono nasce nel 1917-1920, quindi è uno degli ultimi strumenti a percussione, perché comunque sia gli strumenti percussioni nascono proprio all'inizio, proprio dai diciamo i segni per comunicare eccetera eccetera, però nel 1917-1920 creano questo primo prototipo di vibrafono che poi veniva usato nelle orchestre pop, perché erano batteristi che con due bacchette andavano a suonare questo strumento, per poi svilupparsi all'interno del 1950 così attraverso anche Gary Barton la tecnica quattro bacchette e diventare quasi suonato come un pianoforte, come un pianista. Quindi da lì mi sono affascinato e ho continuato il mio percorso di compositore, musicista, perché comunque sia mi suonare solo la batteria mi sentivo quasi limitato. Quindi crescendo, perché poi dopo naturalmente quando anche mio padre ha visto che volevo proseguire il percorso, mi ha aiutato anche con l'ascolto dei dischi giusti, mi ha raccontato la storia loro, degli angeli cattivi. Ecco, perché... gli angeli cattivi, sì. Ecco. Gli angeli cattivi si sono riformati apposta il 28 novembre 2010, sì, che è il compleanno di Fano Music Story, ecco perché siamo qua. Sì. Per suonare alla presentazione ufficiale del libro al Jay Lange, sì, un concerto di 6 ore, però. Sei ore, dalle 7:30 all'1, sì, insomma, dove si sono alternati solisti e storici gruppi degli anni 60, 70 e 80. E uno di questi gruppi che ha suonato, Gli Angeli Cattivi, con suo padre Giorgio, che hanno suonato, sì, gli Shadow, erano Apache, sì, loro erano fisso, esatto, erano amanti degli Shadow. Prima di continuare volevo fare un ricordo di Carlo, suo zio, perché in realtà pure io batterista, io e Carlo nei capannoni di carnevale passavamo delle ore a studiare accanitamente. Carlo aveva la sua batteria nei capannoni, quelli dove adesso c'è il parcheggio. Sì, sì. Io e Carlo 2-3 volte alla settimana ci ritrovavamo lì sulla sua batteria, ci alternavamo e io gli facevo sentire, avevo imparato qualcosa di Billy Cobham, lui di Lenny White, insomma ci scambiavamo la tecnica e espressività sulla batteria. È stato un periodo bellissimo. Poi è anche bellissimo. Così, no? Che si cresce con questi scambi. La bellezza della musica è la condivisione, sia musicale che umana. Quindi esatto, penso, sì, che... E la sua famiglia è stata da questo punto di vista per me importantissima, perché mi ha aperto nuove strade dal punto di vista espressivo con lo zio, dal punto di vista storico con gli Angeli Cattivi, che io non conoscevo per niente, e il cui batterista, che adesso vedete in un video tratto dal concerto, ha fatto parte del clan di Celentano, sì. Tebaldi, Franco Tebaldi, sì. Tebaldino, che salutiamo se ci vede. In quella circostanza in tanti si sono riuniti apposta per partecipare al concerto, come i Friends, per esempio, un altro gruppo storico degli anni 60, famosissimo a Fano, che avevano una grande caratteristica, che cantavano tutti e facevano queste armonie vocali in stile Beatles, e hanno continuato a farlo a lungo. Monday, Monday, so good to me. In quel concerto ha suonato anche Adriano Pedini,
è una, forse una, il video di una delle sue più recenti apparizioni, perché non credo che Adriano abbia Adriano più suonato, poi... cioè magari anche ha suonato, però non è stato filmato. Sì. In quell'occasione ci ha regalato, parlando sempre di batteria, un brano per noi storico, per noi batteristi, che è l'assolo di batteria di Mike Scrive, batterista di Santana, a Woodstock in Soul Sacrifice. Adriano, insieme a Claudio Morosi, che la accompagna, ha dato una strepitosa versione facendo un assolo di batteria di 8 minuti, che è tutto nel video. Quell'occasione è stata magica, innanzitutto, perché in tanti si sono ritrovati, dopo 30 anni, 40 anni che non suonavano insieme, si sono messi insieme apposta per celebrare il libro. Che bello. Senti, Marco, tu da grande che cosa vuoi fare? Domanda di riserva. No, a parte le battute. Ma da grande... è una domanda molto spiazzante, nel senso, innanzitutto continuare quello che ho intrapreso, che è la mia carriera di musicista, cercando di condividere sempre più spesso nuove esperienze musicali e non, perché comunque sia ti dà la forza di andare avanti, perché è un mondo molto difficile ma molto bello e imprevedibile. Il supporto della famiglia, quello è importante. Prima naturalmente la mia famiglia d'origine e poi la mia famiglia attuale, che poi Chiara e Anita mi danno la forza ogni giorno di proseguire questa avventura, perché è un'avventura molto molto bella. L'anno scorso sono stato in Cina e Giappone, in America. Faccio tanti concerti in Italia, ma ogni giorno è come se fosse il primo concerto, perché l'emozione è sempre la stessa. Credo che la magia della musica stia proprio in questo. Sì, e la bellezza è stata perché in quel concerto 10 anni fa venni anche io a vedere l'esibizione di mio padre degli Angeli Cattivi, ma tutta l'esibizione, tutto il concerto, ed è stata un'emozione unica vedere questi signori ormai, che poi tra l'altro qualcuno, ahimè, non c'è neanche più, li vedevo come bambini al primo giorno di scuola. È stata un'emozione unica, ho i brividi a dirlo, perché anche rivederli, come spiegava Paola, che Paolo, si sono rimessi a fare le prove, qualcuno è andato addirittura a lezione, perché faccio un esempio, Franco Giuliani, il bassista di Angeli Cattivi, non sapeva neanche più cosa fosse un basso, e si è rimesso a studiarlo per fare quell'esibizione, perché ci teneva talmente tanto, e anche loro, perché poi comunque loro hanno sempre continuato a suonare, perché mio padre e mio zio hanno fatto un duo, Franco era nel clan di Celentano, quindi la batteria l'ha sempre suonata, e poi ha fatto anche il cantante, eccetera eccetera, tuttora lo fa. Ma Franco aveva abbandonato, invece la bellezza di rimettersi a fare le prove, a me mi chiesero il mio studio per fare le prove, perché ci tenevo. Era quasi una gara tra tutti i gruppi per far vedere chi ancora era bravo. È stata una giornata indimenticabile, e Paolo penso che ha avuto un'intuizione, che sono quelle intuizioni che secondo me partono molto dal cuore, dall'amore alla musica e dall'amore per la condivisione della musica, perché, ripeto, rivederli, quanti sono stati, 100 musicisti quella sera, di più? Erano tanti, sì, bellissimo. Che arrivano con le custodie delle chitarre, sembrava come, non so, come una cosa indescrivibile, magica. Allora, prima di introdurre il prossimo ospite, io ti chiederei, Marco, di chiudere questa parentesi con la tua frase storica inerente alla musica, questa ce la devi dire. Mi è venuta spontanea, ma...
ormai sarà il mio motto, che la musica nasce come un gioco, anche se è una cosa molto seria. Insieme a Marco Pacassoni, per parlare del jazz, non potevamo non invitare Adriano Pedini, direttore artistico del Fano Jazz. Buonasera Adriano, ben trovato. Grazie, grazie a te e a tutti voi. Allora, si parla di jazz, quindi qui non possiamo semplicemente dire che si parla di musica, perché il jazz è qualcosa che va oltre. E allora, anche supportati dalle immagini, partiremo dagli anni 30 per arrivare agli anni 50, però insomma la storia del jazz è ampia, penso che insomma entrambi potete raccontare la vostra, no? Beh, insomma, qualcosina potremmo dire, insomma, più che altro per esperienza, per aver vissuto una parte della nostra vita seguendo, direi, anche un sogno, no? Che è quello di trasformare la musica in qualcosa di vita, in un processo di vita. E credo che le ho passate diverse delle stagioni musicali, partendo dal beat degli anni fine anni 60, poi il progressive, al pop, rock, insomma mi sono divertito durante la mia vita. Aver incontrato alla fine del percorso il jazz è stata, come dire, una specie di ritorno alle origini. Ritorno alle origini perché il jazz è, nella sua accezione più ampia, la culla di tutte le musiche. Anche se viene bistrattato e molte volte viene anche in qualche modo deriso per la sua dimensione un po' narcisistica, che si parla addosso, però in realtà gli stilemi che compongono la musica jazz sono gli stessi che poi sono serviti alla musica rock, alla musica progressive, ma anche al pop, ma direi anche alla classica, perché grandissimi musicisti e compositori, da Stravinsky a Ravel, hanno attinto a quella che è quelli che sono gli stilemi, quelli che è l'humus musicale. E quindi il jazz in realtà rappresenta qualcosa di oltre, che va oltre al linguaggio musicale, allo stilema musicale, qualcosa che ha a che fare con un processo di vita. Non a caso, guarda un po', il jazz nasce non dentro i conservatori, non nasce dentro le istituzioni classiche, ma nasce in mezzo al popolo. Anzi, diciamo che frequenta anche locali poco raccomandati. Vedi che poi è un po' un paradosso, no? Anche questa cosa, se ci pensiamo, perché molti vedono il jazz come una musica, insomma, d'élite, chi va ad una serata jazz deve appartenere ad una certa, tra virgolette, categoria. Invece può essere una musica per tutti, anche chi di jazz fondamentalmente non ne capisce nulla, perché l'ascolti ed entri in un'altra dimensione. Sì, questo è un problema, che ha a che fare con la nostra tradizione culturale europea. Sì. E cioè, se posso inquadrare la situazione, il jazz nasce negli Stati Uniti, nasce come sappiamo a New Orleans, poi si trasferisce a Chicago e nasce nei bordelli, nasce in mezzo alle strade, come musica da ballo, nasce in una situazione popolare. Poi in un certo periodo del secolo scorso, intorno agli anni 30, ma dagli anni 30 in poi, si trasferisce per alcune cose, si trasferisce in Europa, esattamente a Parigi, e lì nel corso degli anni 40, gli anni 50 trova un terreno favorevole da parte di chi? Da parte degli intellettuali francesi, che fanno proprio il jazz, il linguaggio jazz, e lo trasformano in un certo senso, perché gli danno una patente di d'arte. Lo trasformano in qualcosa, in una musica d'arte, e se lo fanno proprio. Quindi da quel momento lì, il jazz in Europa è diventata una musica, diciamo, sofisticata, sì. Cosa che invece non è.
Non è. E questo equivoco è andato avanti negli anni, sì. Si è ripercorso, è arrivato fino ai giorni nostri, fino a far sì che la musica jazz è considerata una musica di nicchia, ma in realtà la musica di nicchia non è niente di nicchia, anche la cioccolata è di nicchia, tutto, cioè a me piace, a te non piace. Certo. Però è interessante questa trasformazione, questo, noi europei siamo riusciti a trasformarlo, e questo è il merito da una parte, ma il problema dall'altro. Mentre negli Stati Uniti suonare jazz era considerata una cosa popolare, tant'è che grandissimi musicisti suonavano anche nei matrimoni. John Coltrane andava a suonare nei matrimoni, cioè non è una cosa, cioè, John Coltrane che suona nei matrimoni, oppure Thelonious Monk che va alle feste private. Ancora lo fanno perché ancora negli Stati Uniti, anche se devo dire che ultimamente molti hanno, anche negli Stati Uniti, hanno in un certo senso di ritorno capito e valorizzato il jazz. Leggevo l'altro giorno una citazione di Clint Eastwood, grandissimo attore, che tra l'altro è un appassionato di jazz, diceva che in America, chi ha inventato l'America? Ha inventato due cose, l'America, il jazz e il cinema. Queste sono le due cose che l'America ha dato come patrimonio. E quindi c'è quest'altro. Quindi il jazz nasce un po' da lì, ma nasce appunto da questo processo di vita, insomma. Quindi dici... Sei d'accordo? No, perché sai, poi... Non potrei smentirti, quindi... Poi, insomma, che tu, Marco, hai la tua esperienza in giro per il mondo, quindi hai approcciato anche situazioni diverse, no? Ecco, come viene accolto questo genere? Ma la mia esperienza americana sicuramente ha sottolineato tutto quello che ha appena esposto Adriano, perché l'esperienza americana mi ha fatto toccare con mano e con occhi e anche con il mio strumento l'esperienza del jazz americano e di quello che è, perché sicuramente va vissuto per essere capito. Io nel periodo in cui studiavo al Berkeley avevo anche un quintetto dove suonavo con un flautista, sassofonista di colore, Bill Robinson si chiama spero ancora, e grazie a lui ho girato con fraternite, chiese, jazz club, festival, matrimoni, quindi ho toccato con mano suonando standard, quindi per me è stata una grandissima scuola, perché innanzitutto studiavo i brani che poi dovevo portare a lezione ma poi ho condiviso delle esperienze uniche, mi sono ritrovato da unico bianco a suonare in una confraternita di americani di colore, dove il capo, diciamo, della confraternita a fine concerto mi viene ad apprezzare per la musica, mi viene a ringraziare, e io sono rimasto scioccato, perché comunque sì, all'inizio ero spaventato nell'entrare in quella stanza, ma non perché sia razzista, perché naturalmente adoro tutti, girando ormai mi ritengo un uomo di mondo a livello musicale, ma proprio perché Bill Robinson era al parcheggio, mi fa vai a scaricare il vibrafono, entro in questo salone, si girano tutti verso di me, sono riuscito. Ti sei ripreso detto, un attimo. Bill, they are all black. Yeah, go ahead. No? Quindi da lì è nata un'esperienza unica, ed è quello che poi mi ha giustificato anche tutto quello che sta dicendo Adriano, nel senso che l'esperienza americana è la musica vissuta in ogni situazione, in ogni angolo, dalla situazione più figa alla situazione più terra terra, che è quella lì in mezzo al popolo, che poi è quella più bella, perché è quella in cui vivi l'esperienza proprio delle persone. A fine concerto ti fermi a parlare con queste persone, condividi le loro esperienze. E jazz è condividere l'esperienza, è un modo di vivere, è un modo di stare al mondo. E non è solo studiare le scale o
perché comunque l'improvvisazione che viene fuori, sì, è data da quello che conosci, ma anche quello che vivi. Beh, insomma, da questa esperienza si evince che veramente la musica non conosce confini, se non quelli che noi ci mettiamo a volte come preconcetti, no? Sì, sì, sì. E questo in questo, mi riallaccio, il jazz è straordinario, ancora una volta. Allora, io faccio sempre un esempio. Il jazz non è nient'altro che una bellissima spugna che assorbe e poi rilascia. Questa è la funzione della spugna. Bene. Se noi guardiamo la storia del jazz, questo linguaggio ha avuto una marea di influenze. Innanzitutto nasce, come sappiamo, dall'incontro fra bianco e nero, adesso non starei qui a dilungarci, fra la sensibilità nera, perché solo quella potevano portare i neri gli schiavi, e la cultura europea. Quindi già nasce con un incontro, ma poi nel corso degli anni, nel corso della sua storia, subisce delle influenze incredibili, perché non solo i bianchi e neri, ma poi c'erano i latini, poi c'erano gli italiani. Ricordo che gli italiani, il primo disco di jazz, 1917, è stato fatto da Rocca, che era un siciliano, e a batteria c'era il suo cugino, cioè, quindi cioè, gli italiani hanno portato del loro, ma i tedeschi, ognuno ha portato la propria sensibilità in questo nuovo mondo, e questo è andato avanti nel tempo, si è arricchito, ma non solo il jazz si arricchisce di linguaggi, di stilemi che sono propri delle culture folcloristiche o di altri paesi, ma anche voglio dire, di quelli che sono gli aspetti di altre forme culturali. Faccio un esempio, c'è una letteratura impressionante nel cinema, di come il cinema abbia utilizzato il jazz e come il jazz abbia contribuito alla fortuna di alcuni film. Uno dei bei film che ha fatto la storia del cinema è L'ascensore del patibolo, in cui la colonna sonora è di Miles Davis, un film di William Mal, che è straordinario perché è stato fatto in diretta. Quindi il jazz a servizio ma non so, vogliamo parlare della grafica, oppure di quella che è la letteratura. Ci sono negli anni 60 tutti i grandi poeti, Felindetti, Ginsberg, cioè tutti quelli che facevano parte del movimento, diciamo, degli anni 60, aveva come riferimento la musica jazz. Quindi c'è un grande connubio reale, che sta proprio nella realtà delle cose, fra la cultura generale e il jazz, che prende e poi rilascia. Quindi quello che viene fatto nella musica dipende dalla sensibilità del musicista, dalla sua capacità di essere, come diceva Marco, nelle varie situazioni, poi di rilasciare. E quindi questo è molto importante. Oggi si parla, per esempio, di world music, ma la prima world music è il jazz. Le influenze da qualsiasi parte possono arrivare, indiani, sudamericani, eschimesi, giapponesi, chiunque utilizza, ma anche lo stesso Marco. Quando Marco va in America a suonare, ma cosa vuoi che porti? Lui sì, suona jazz, ma suona con la sensibilità di chi? Di chi è un musicista che ha vissuto, che ha le sue radici. Certo. Musicista fanese. Sì. Ma lo rivendica, perché questa è una sensibilità. Quindi siccome il jazz è fatto di sensibilità, se non c'è sensibilità non si può fare. Il jazz non nasce imparato, il jazz sì. Bisogna frequentarlo. Quindi, ecco, mi piace immaginare questa immagine del jazz che prende, ma poi con molta generosità rilascia. E questo fa bene per chi suona, ma anche per chi ascolta, perché molto, molto spesso, se uno si lascia prendere, si riconosce. Adriano, parliamo anche della Casa del Jazz e dei progetti, so che ci sono un po' di cose. Sì,
Sì, mi hai preso, io poi vado. No, devo dire che, vabbè, insomma, tutta questa cosa qui, mi voglio riallacciare anche al libro che ha fatto Paolo per arrivare alla Casa del Jazz, perché o ai libri che ha fatto Paolo, che sono molto interessanti, ma perché certificano che cosa? Certificano che Fano, in realtà, seppur non essendo stato molto alla ribalta, in realtà c'ha una storia musicale che è fantastica, meravigliosa, nutrita, piena di situazioni diverse, e quindi è una storia, come viene raccontata, che racconta di una città che con la musica ha avuto molto a che fare. E tutti i musicisti hanno dato qualcosa. E in questo qualcosa probabilmente credo che poco abbiano ricevuto i musicisti. La città non è stata generosa, la città intesa non è stata generosa con i musicisti. Diciamo che insomma ogni musicista, ma lui è un esempio, ha dovuto in qualche misura farsi strada, non è subito riconosciuto. La storia musicale di Fano non è stata subito riconosciuta e quindi in un certo senso valorizzata. Abbiamo dovuto lottare per questa cosa, nonostante c'è uno scrittore, qui faccio una citazione, abbiate pazienza, ma la devo fare perché la faceva sempre il mio professore, nonostante Giorgio Piovene dicesse nel 1954 nel suo libro Viaggi in Italia che il jazz era nato a Fano, perché aveva visto suonare che cosa? La musica rabita. Sì. La musica rabita non è nient'altro che un complesso di musicisti, qualche strumento vero, qualche strumento che suonava, che assomigliava molto alla musica di strada, delle street band di New Orleans, eccetera, eccetera. Cosa diversa. Però questo cosa significa? Significa che Fano in realtà la parte musicale è stata molto vissuta. Qual è il problema? Il problema è che noi non abbiamo avuto, per esempio, la possibilità di avere un conservatorio. Da noi non è nato Rossini e quindi non abbiamo avuto il lascito di Rossini che ci consentiva di fare un conservatorio. E qui arrivo alla casa del jazz. Quindi cos'è che è mancata? È mancata, seppure con questa dinamicità che esiste, è mancata una struttura, che manca tuttora, una struttura di riferimento che potesse essere il luogo ideale per coltivare non solo la passione, ma coltivare la capacità di ciascun musicista di potersi confrontare con i linguaggi contemporanei. Dico linguaggi contemporanei perché per il linguaggio classico c'è già il conservatorio e fa il suo mestiere. Ma invece tutti gli altri linguaggi, dove il jazz ha il suo fondamento, manca una struttura. E qui io già da tantissimo tempo, ricordo la prima intervista che feci era nel 92, dissi che a Fano c'era sì un grandissimo festival, il Festival by the Sea, però mancava un pezzo, a questo festival mancava un pezzo. Cos'era questo? Era una struttura in grado appunto di raccogliere le esperienze e di coltivare le esperienze. Quindi sono messo a progettare questa che poteva essere una struttura ideale, e con molta fatica, passando attraverso difficoltà enormi e anche qualche fallimento, ma non starò qui a dire perché sennò diventa troppo lunga, però siamo arrivati nel 2017 ad avere la possibilità di inserire questo progetto, la Casa della Musica, all'interno di un progetto più ampio che è il progetto ITI, della riqualificazione del Sant'Arcangelo. Come sappiamo, Sant'Arcangelo è questo progetto dell'architetto Italo Rota, dove ci sarà la fabbrica del Carnevale, e all'interno del quale ci è stato chiesto di inserire il progetto la casa del Jazz. Questo per noi sarebbe la realizzazione di un sogno, perché è l'ultimo tassello, dopodiché mi ritiro, è l'ultimo tassello che mette in relazione le esperienze che ci sono nel nostro territorio
come i musicisti, come può essere Marco, come possono essere altri, il festival, le esperienze delle associazioni. Faccio un esempio, noi c'è questa esperienza bellissima della piccola orchestra di jazz, la Mosaico Orchestra, 45 bambini che suonano, addirittura sono arrivati a fare le musiche di Nino Rota. Cioè una cosa. Quindi queste esperienze trasferite dentro la casa di jazz, dove possono coltivare a loro volta e generare a loro volta conoscenza e produzione musicale. Quindi sarà un centro di produzione, un centro di ricerca, un centro di archiviazione, un centro di sperimentazione, dove appunto ci possa essere la possibilità di implementare tutte quelle che sono le esperienze e fare in modo che musicisti che nascono dalle nostre parti non se ne vadano a Berkeley, come è stato costretto a fare, sì, a fare Marco, ma abbiano la possibilità di farlo qui. Magari Marco a questo punto diventa, è lui che darà l'esempio, che sarà il, come dire, il docente che trasferirà la sua conoscenza. Questo è un po' in sostanza. Non parlo poi della sinergia che ci sarà, che potrà esserci con il festival. Noi abbiamo tantissimi, grandissimi musicisti, credo che solamente Kay Jarrett non sia passato da noi, ma per il resto, Wayne Shorter, ma per il resto credo che tutti i musicisti siano passati. Ebbene, cosa impedisce a questi musicisti di rimanere un giorno in più dentro una struttura e trasferire, magari con l'apporto anche dei musicisti nostri, locali, di confrontarsi e quindi di aumentare la conoscenza? Quindi è uno strumento straordinario, indispensabile per la città di Fano. Io credo che la città di Fano, se riusciremo, io spero che ci riusciremo, perché questo ha un termine, una scadenza, è come uno yogurt, scade nel 2022. Ok. Scade. Quindi entro il 2022 dovremmo farlo. E io mi auguro, noi ce la metteremo tutta, e spero con l'ausilio di tutti quanti, di portare l'apporto, di dare un contributo, perché credo che la città di Fano merita, perché ha trascurato per troppo tempo tutto l'aspetto musicale. Questo è il mio pensiero. Anche nei prossimi giorni si respirerà però aria di jazz, profumo di jazz proprio nell'aria, dai balconi. Perché? Che cosa succede? Sì, perché anche in questo periodo tragico di Covid, dove non si possono utilizzare teatri se non in streaming, non si possono utilizzare locali dove noi facciamo da anni il jazz club, ci dovevamo inventare qualcosa, non potevamo non esserci. E quindi avevamo progettato Jazz Winter, quindi questa stagione invernale, e di tutta la programmazione è rimasto un segmento che è questa serenata sui balconi. Quindi durante alcune giornate, che sono l'8, il 13 e il 20 di dicembre, in collaborazione con l'assessorato al turismo, abbiamo pensato di, insomma, di dare un contributo alla città mettendo su 4 balconi che sono lungo il corso dei musicisti, nostri musicisti, che possono in qualche misura dare un segno di vitalità a questa città. Inoltre contribuisce anche è una fonte, seppure minima, però di lavoro anche per i musicisti, che ricordo che sono stati in questo periodo, sono quelli che hanno vissuto un momento tragico e lo stanno vivendo, perché sì. Musicisti è una categoria, noi siamo una categoria penalizzata, molto penalizzata, non abbiamo tutele, non abbiamo ristori adeguati, insomma c'è un bel problema. Quindi ogni volta che si può far suonare un musicista per me è un sollievo, perché significa che si dà qualcosa anche al musicista. E quindi ci saranno questi musicisti che suoneranno in contemporanea lungo queste linee. Sarà un modo per allietare la città e essere presenti ancora una volta. Bene, io ringrazio Adriano Pedini. Grazie a voi. Grazie Marco Pacassoni. Grazie a voi. Grazie allora a Paolo Casisa. Grazie a te. E noi ci vediamo per la prossima puntata di Fano Music Story. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento.